Allora, che cosa ho imparato quest'anno? Cinque cose volevo condividere con voi. La prima, questa non vi faccio vedere ancora l'immagine, questo è quello che abbiamo scritto, no? Vediamo una signora con una cheratosi seborroica, questa è la diagnosi clinica, però è irritata, vedete c'è scritto irritata, sede sacrale. Diamo unguento, applicare 3 volte al giorno per 15 giorni a controllo fra 15 giorni. Quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Siccome evidentemente questa cheratosi è irritata, c'è una crosta, qualcosa che nasconde la visibilità dei criteri, gli diamo una pomatina e la facciamo tornare fra 15 giorni. Ops, affangulo. È già perché lei mi ha tolto le domande, hai ragione, è colpa mia. Allora, vogliamo mandare la domanda? La domandina? Allora, che cosa avreste fatto? Avrei fatto lo stesso o avrei deciso al momento? No, cioè voglio dire, è una consuetudine, lo fate voi di prescrivere una pomatina per 15 giorni? Sì, facciamolo. Lo fate, no? Lo fate? Ok. Va bene, vediamo. Vediamo se siamo d'accordo. Vabbè, anche meno. Basta. Allora, vediamo un po' come abbiamo votato. Avrei fatto lo stesso, avrei deciso al momento. Oh, avrei fatto lo stesso 70%, quindi siamo tutti d'accordo. È una consuetudine, no? Quella di vedere una lesione con una crosta e gli diamo la pomatina. Il problema qui che cosa è stato? È stato che la signora non è tornata dopo 15 giorni, ma è tornata dopo un anno. 15 mesi. E questa è la lesione. E questa è la dermoscopia. E l'istologia recita melanoma 11 mm. Ulcerato. Ok? Allora, innanzitutto io da questo caso ho imparato che io la crosta la levo subito, seduta stante, non me ne frega niente, esce un poco di sangue, che fa? Che fa? Scrostiamo. Io sono diventato un grande scrostatore. Un grande scrostatore. E seconda cosa, che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni? Abbiamo preso fortemente in considerazione il problema della compliance dei pazienti. Cioè, sì? Noi in pratica è chiaro che facciamo un sacco di follow-up, facciamo, diciamo ai pazienti, mo ci vuole, metti la cremina, torna, oppure. Abbiamo fatto le foto del neo, torna fra 3 mesi che lo dobbiamo rifotografare, ma voi lo sapete che quant'è la percentuale di persone che tornano? Per esempio parliamo di follow-up dei nei, okay? Questo è uno studio che abbiamo fatto un bel po' di anni fa. E pensate che se noi diciamo a un paziente torna fra un anno, solo il 30% dei pazienti torna realmente, il 70% non Concordo. torna, ok? Almeno questo diciamo, non torna in. Non torna Nell'anno. secondo i piani prestabiliti, torna casomai dopo 2 anni. Ok? Il 63% torna dopo follow-up di medio termine, quindi parliamo 6 mesi. Se diciamo a un paziente torna fra 3 mesi, questo è il massimo che possiamo ottenere perché l'84% dei pazienti tornano dopo 3 mesi. Comunque c'è un 15% che non torna. Ok? O comunque torna in ritardo. Come possiamo fare? Allora, oggi abbiamo il sistema. Lo so che è una cosina in più che dobbiamo utilizzare, ma il sistema ce l'abbiamo. Abbiamo un'applicazione che abbiamo finalmente già da mesi pubblicato e finita, che si chiama Follow Up. Follow, sembra un gioco di parole con l'applicazione. Come funziona? Molto semplice, ok? Cioè in pratica io ho 2 percorsi, ok? Il predefinito e il personalizzato. Il predefinito praticamente che cosa faccio? Io scrivo nome e cognome del paziente, il cellulare e poi premo sul pulsante 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi. Che cosa succede? Succede che il paziente riceve un SMS
un mese prima della visita e una settimana prima della visita. Un SMS di ricordo che deve fare la visita di controllo. Ok? Se invece vogliamo essere più precisi, possiamo dargli proprio un appuntamento preciso, quindi diciamo, lei deve venire il 18 maggio 2021 alle 11, ok? A questo punto il paziente riceverà un SMS un mese prima della visita e una settimana prima della visita proprio del suo appuntamento. Ora, tra l'altro, questa è un'applicazione che noi possiamo anche dare in mano alla segretaria, ok? Non è che lo dobbiamo fare noi, ok? Lo diamo in mano alla segretaria che è preposta agli appuntamenti, si fa dare il numero del cellulare e quindi automaticamente questo paziente riceverà due SMS di ricordo. Ora, vi spingo ad utilizzarla questa applicazione. Noi adesso abbiamo iniziato a vedere se effettivamente è vero che i pazienti tornano di più, infatti abbiamo abbiamo fatto uno studio in cui compariamo un gruppo di pazienti a cui non facciamo questa cosa e un gruppo di pazienti a cui facciamo questa cosa e vediamo se ci sono delle differenze. Però veramente vi prego di usarlo. Tra l'altro questo è un sistema anche di maggiore connessione col paziente, no? Cioè tende sicuramente a legare un pochino il nostro paziente. Dimmi Federico Bello. Ah, il messaggio è gratuito, vabbè, ma gli SMS ormai che si sa, cioè, non va col numero del medico, ma sì. È chiaro, cioè il numero che manda l'SMS non è il numero del medico, ma è un numero che viene identificato generale. Devi, assolutamente. Se si contatta un paziente per follow-up, potrebbe lamentarsi per motivi di privacy? È necessario fare un consenso? Cosa dice sì, la legge? Allora, in realtà è previsto questo, abbiamo previsto le cose della privacy, cioè nel momento in cui il paziente acconsente, perché noi gli diciamo mi vuoi dare il telefono perché così ti mando un messaggino mnemonico, lui dice sì e ti dà il numero di telefono, lui riceve immediatamente un SMS di conferma del servizio in cui c'è scritto tutte le cose della privacy, tutte le norme, tutte ste cagate qua. Ah, esatto, può anche rifiutare, cioè dice no, sbagliato, mi pento e mi dolgo di aver lasciato il telefonino e il numero del telefonino, posso anche disdire la... Un'altra. Certo. L'applicazione è ottima, ma dovrebbe essere integrabile con calendari degli smartphone o di Google? Cazzarola, subito arriva subito il critico, godiamoci quello che abbiamo, usiamolo 5 minuti e poi vediamo quello che manca, quello che non manca. No, scherzo, hai ragione, dovrebbe essere integrabile, però non lo è. Federico, perché non lo hai reso integrabile? Sentiamo. Perché quando la scarichiamo tutti facciamo l'upgrade. C'è un calendario all'interno. Sì, sì, c'è un calendario all'interno, infatti, però è vero, l'integrazione con Google Calendar sarebbe carina. Poi, basta, va bene. La userai, professoressa? Allora, il problema che abbiamo, che abbiamo noi come tanti, non è soltanto ricordare al paziente di venire, che a Reggio Emilia non è un problema, il paziente si presenta, e il fatto è che non abbiamo posto più dove inserirlo, non abbiamo una numerica da offrire di posti per le visite. Quindi abbiamo più pazienti rispetto all'offerta che abbiamo e quindi dobbiamo aumentare, aumentiamo le visite, ma a un certo punto dobbiamo trovare anche che i pazienti sani devono andare sul territorio. Sì. Certo. Quindi si screena di più. Certo. Mm. Quindi tu, diciamo, accogli con piacere il paziente che non torna. No, diciamo che quello che si sta cercando è di eliminare in qualche modo nell'accesso della struttura di terzo livello i pazienti che magari sono pazienti sani ma con tanti nei e che necessitano di delle visite periodiche ma non di un programma di screening come il paziente con melanoma, chiaramente. Io qui parlo di, è ovvio che non lo facciamo per tutti, no? Lo facciamo per quel paziente che veramente ha bisogno che non lo si perda al follow-up, questo è il concetto. Va bene, altre
sulle cose? No, prego. Ecco, mi ero dimenticato di dirlo, esattamente. Questa applicazione ovviamente non è che dobbiamo usare solo per i nei, la possiamo usare pure per far tornare il paziente che sta facendo la terapia dell'acne, cioè voglio dire, è un'applicazione che serve per mandare dei messaggi mnemonici ai pazienti che devono fare follow up di qualsiasi genere. Ovviamente parliamo di nei e qui e quindi parliamo di questo. Ah certo, anche l'urologo, il dentista, il fisioterapista, certo. Prego. Microfoni. Microfonate. No, non devi, sennò da casa non ti sentono. Vai Mapi. Questa applicazione può avere un rischio che non è da poco. Sì. Quello di avere numerosi buchi. Numerosi? Buchi, cioè la gente non si presenta anche se accetta il messaggio, quindi tu hai nell'arco della giornata 30 visite che dovresti fare, ne fai 20. Perché questo è il rischio, perché è una cosa quando il paziente telefona e sa che deve andare, sappiamo benissimo che qualcuno non si presenta. Con questo messaggio è più facile che il paziente non si presenti. Ah. Sì. Sì. Prevedere. Cioè, quindi normalmente tu... No, ma io ho capito che vuole dire Mapi. Cioè, tu che cosa fai normalmente senza l'applicazione? Vedi una persona e gli dici, guardi signora, lei c'ha molti nei, la devo rivedere fra 3 mesi. Il paziente chiama. Quindi la signora fra due mesi chiamerà. Fra 3 mesi, 6 mesi, un anno chiama. Chiamerà, benissimo. Però sappiamo... Però il paziente è motivato, nel senso è il paziente che chiama. Se tu mandi un messaggio, qual è il rischio? Che il paziente si accorge che tu hai dato un appuntamento, ma è più facile che non si presenti. No, non credo però, guarda, non credo. Cioè, nel momento in cui io gli ho dato un appuntamento fra 3 mesi, o glielo do e zitto, o glielo do e glielo ricordo, credo che ricordandoglielo il paziente viene più facilmente. Ti possono rispondere al messaggio, sì, perché hanno letto, ma poi non presentarsi. Sì, no, è chiaro. Si scarica. Secondo me, che mi sto incartando, non lo so. No, forse parla del messaggio personalizzato, con la data personalizzata, non del ricordo semplicemente. Sì, è chiaro. No, ma quindi, giustamente lei dice, Mapi, qui il problema è questo. Voglio dire, nel momento in cui un paziente ha una situazione di nei molto brutta, tu vuoi dargli più chance di tornare, ok? Allora giustamente tu dici, sì però io rischio che poi quella giornata, quei 10 minuti che ho riservato alla paziente, la paziente non viene e io sto così come un cretino. Benissimo, però secondo me da un punto di vista, come dire, del nostro lavoro, è preferibile stare 10 minuti così perché ho provato a far tornare quel paziente e quel paziente non è tornato, anziché... lasciare nelle sue mani, cioè insomma, non lo so, poi uno per carità. Posso intervenire un attimo? Sì. No, volevo dire che io mi era arrivato questa appunto segnalazione di questo follow up e l'ho scaricata e la sto utilizzando. Allora, volevo dire la mia esperienza. Innanzitutto ci sono dei pazienti che proprio ti chiedono di ricordarli con una mail, con una telefonata della segretaria, eccetera, il controllo dopo tot mesi. E quindi a quelli uno può mandarlo come messaggio di promemoria e poi personalizzare dove c'è la finestra di personalizzazione dicendo di contattare lo studio oppure verrà contattato per un appuntamento. Quindi non è un appuntamento. Ecco, quindi io lo utilizzo in questo senso qui. Bene. Oppure l'ho utilizzato pure, che so, sempre personalizzando la finestra. Cioè questa c'è una finestra... Certo. Per ricordare al paziente che so che ha preso l'appuntamento 2 settimane prima che il giorno tot ha l'appuntamento fissato all'ora tot con il medico, perfetto, con la dottoressa. Perfetto. Quindi io lo trovo utilissimo. Allora, però deve essere personalizzato, esatto, cioè non è un messaggio dove dai l'appuntamento a 6 mesi, perché non puoi sapere se il paziente dopo 6 mesi, quando è libero, quello va sempre concordato. Certo. Ho un promemoria oppure del follow up, oppure proprio veramente per ricordare i pazienti che spesso dimenticano pur avendo fissato l'appuntamento telefonicamente. Certo, quindi è chiaro. No, appunto, cioè mi fa piacere questo commento perché ci possono essere vari modi con cui utilizzare l'applicazione. Ecco, questo è un pochino il concetto. Bene. Allora, io direi... Sì.
Chi è? Fabrizio. Microfono. Le ragazze, dove stanno le ragazze? Eccole. C'è un altro microfono su. Questo volevo capire bene, perché siccome l'app è generica, sì, il messaggio che riceve il paziente, che riceve? Che messaggio riceve? Non mi sono soffermato, riceve un messaggio con la tua firma. Ah, con la firma, perché sennò potrebbe non capire che deve fare. Sì, voglio dire. Certo. Certo. Se posso aggiungere, Geppi, sono Gabriella. Noi abbiamo iniziato a utilizzare questa app in videodermatoscopia proprio per evitare no show. Cioè, il nostro problema era che noi abbiamo dei pazienti che fanno total body photography con appuntamenti semestrali che noi già registriamo in agenda perché sono pazienti ovviamente complessi, e poi alla fine questi pazienti dimenticavano a distanza di 6 mesi dell'appuntamento. Sì. Ci ritrovavamo molto spesso con buchi, con perdita di tempo. Quindi invece l'utilizzo dell'applicazione, e lo stiamo testando proprio per vedere che percentuale di no show in più in meno abbiamo, ci aiuta proprio a ottimizzare i tempi e evitare che poi altri pazienti che vogliono prenotare con la telefonata non trovano posto perché è tutto occupato. Certo. Ultima domanda, vai. Sì, allora, venendo anche dal congresso di Pozzuoli, dove si parlava di dermatologia legale, direi che questa applicazione è eccezionale per il semplice motivo che ci dà una tracciabilità della nostra richiesta di follow up, perché se lo stesso paziente di prima che è venuto dopo un anno dice ci può accusare di aver fatto una diagnosi sbagliata, io gli do il messaggio che fra 3 mesi deve venire, se poi non viene è un problema suo. Ottima osservazione, ottima, perfetto. Bene, allora io direi proseguiamo. Dunque, questo è lo scenario numero 2. Allora, questa è una lesioncina piccola, che sarà 5-6 mm, una cosa così. Questa è la dermoscopia. La domanda è molto semplice, vai Federica. Che fareste? Asporto la lesione, non asporto la lesione? Siamo nella, esatto, nella domanda offensiva. Sì, la possibilità numero 2 non è ulteriormente specificata. No, non per asporto ora, la lesione. Non asporto, non asporto la lesione. Potremmo sapere. Questo è l'unico fatto. Quindi asporto la lesione, non asporto la lesione. Stop. Io direi. No, dobbiamo continuare? 3, 2, 1? Ci fermiamo? Amori, che dite? Stoppiamo questa votazione? Fede? Non va? Ragazzi, cominciamo con i problemi tecnici, Allora, possiamo andare avanti con la presentazione e vediamo un attimo dopo i risultati, se è un attimo bloccato. Va bene, se è un attimo bloccato. Allora mi alzate la mano se asportate la lesione? Va bene, tutti quanti, è inutile che ne parliamo a fare, Perfetto, asportiamo la lesione. Io sono contento di quello che voi dite, perché in realtà questa, che sembrerebbe essere una domanda assolutamente ridicola, no? Perché tutti asportiamo questa lesione, visto che qual è la diagnosi qui? Melanoma, ma senza ombra di dubbio, no? Ok. In realtà non è così ovvio per questi signori, ok? Che hanno pubblicato, non so se ne avete sentito parlare, un lavoro sul New England Journal of Medicine, non su Topolino, attenzione, non sul giornale del condominio, sul New England Journal of Medicine, ok? In cui che cosa dicono? Dicono che, giustamente, i motivi per i quali c'è questo aumento pandemico, del melanoma nel mondo, questo aumento di incidenza del melanoma, secondo loro non è tanto dovuto al sole, al fatto che ci scottiamo, eccetera, eccetera, ma a una overdiagnosi, ok? Cioè al fatto che noi diagnostichiamo più melanomi di quelli che dovremmo, ok?
A parte che io voglio chiedere una cosa, io non lo so voi come cosa ne pensate, però noi possiamo dire una cosa. Nel mondo l'incidenza del melanoma è più o meno così. 30 casi su 100.000 abitanti in Europa, in America un po' di più, diciamo 40, e 60 casi su 100.000 abitanti in Australia, il doppio. Secondo voi perché ci sono il doppio dei casi in Australia? Ve lo domando a voi. Eh? È offensivo. Perché? Perché il Padre Eterno aveva stabilito che in Australia dovevano vivere delle altre popolazioni, no? Più scuretti. E invece chi ci vive? Gli anglosassoni, ok? Gli inglesi, che invece di vivere sotto la pioggia di Glasgow, sono andati a vivere sotto il sole di Brisbane. Quindi almeno la metà dei loro casi sono dovuti al sole. E vogliamo dire che noi, tutti e 30, i nostri 30 su 100.000 casi nostri, nessuno di questi è dovuto al sole? Vogliamo dire almeno la metà di questi sono dovuti al sole, almeno? Quindi significa che questo che loro dicono è vero per 15 casi su 100.000 abitanti. Ok? E siamo d'accordo, ci saranno altri motivi, ci sono altri fattori in causa. Loro però dicono è una overdiagnosi il problema. Va bene, posso anche ammettere che sia così, ok? Ma quello che è demente, e non ho vergogna di usare questa parola, demente, sono le strategie che loro suggeriscono per risolvere il problema dell'overdiagnosi, ok? Quali sono le strategie? Prima di tutto dicono ai dermatopatologi smettiamo di usare la parola melanoma in situ, ok? Perché la parola melanoma in situ è una cosa che è come dire la piccola tigre, invece di chiamarla cucciolo di tigre la chiamiamo mocassino, non lo so, lo chiamiamo che ne so, sedia a dondolo, come lo dobbiamo chiamare? Non è un cucciolo di tigre, è un cucciolo di tigre, non ti ammazza il cucciolo di tigre, però lascialo crescere e ti ammazzerà, no? Cioè, ok? Oppure mi viene in mente, no? Siccome noi sappiamo bene che il basalioma superficiale, quello che vedete alla vostra destra, non creerà mai nessun problema al paziente, mentre invece quello a sinistra è un basalioma infiltrante che quindi se non lo levi gli buca la faccia, allora quello a destra non lo chiamiamo basalioma, lo chiamiamo Gigino. Cioè, ma che significa? Non è un problema di nomi, no? Ok, ma non è soltanto questa la strategia che loro suggeriscono. Loro dicono e lo scrivono a chiare lettere, vedete scritto lì su in alto a destra, i dermatologi dovrebbero asportare meno, e un metodo molto semplice potrebbe essere quello di smettere di levare le lesioni di meno di 6 mm di diametro. Ma voi vi rendete conto? Questo è scritto sul New England, capisci? Cioè, ma solo uno che non ha mai lavorato un giorno in un ambulatorio come facciamo noi può scrivere una stronzata del genere, ok? Tra l'altro loro dicono basta usare il dermatoscopio, perché il dermatoscopio non ha fatto altro che aumentare questo problema dell'overdiagnosi aumentando il numero di asportazioni. Veramente è vero esattamente il contrario, cioè leviamo meno fesserie e leviamo più melanomi, ok? Vi porto l'esempio di questa coppia, no? Che tra l'altro l'abbiamo anche pubblicata, perché pensa, questa coppia sono marito e moglie davvero, del resto come facevamo a fargli la foto nudi, ok? Allora, hanno tutti e due un melanoma, sulla stessa spalla, e vi giuro su Dio, sono venuti il 14 febbraio. Che cos'è il 14 febbraio? Il giorno di San Valentino. Ora, io purtroppo vi devo dire che le cose non sono andate bene. La signora a destra ha un melanoma in situ, il signore a sinistra aveva un melanoma di 1.3 mm, che come vedete è di circa 6-7 mm, una cosa che è come dimensioni cliniche. Ebbene ragazzi, questo signore ha fatto le metastasi cerebrali ed è morto. Ma non vi sto dicendo una sciocchezza, ok?
capito? Allora, quindi, dire che io non avrei dovuto asportare questa lesione è come dire, allora sì, la terra è piatta, ma la terra è ancora peggio, perché cioè, non la dovresti proprio guardare. Non lo devi proprio guardare. Non ci devi mettere il dermatoscopio sopra, sì, questo suggeriscono fondamentalmente. Esatto. Quindi, quindi il discorso è che noi, insomma, per carità, io sono convinto che noi continueremo, non ci faremo ovviamente influenzare da questa cosa che è stata detta, non so se c'era qualche motivo di altro genere, io credo, chiedo anche a te Ketty se tu hai idea di quale può essere stata la logica di scrivere una cosa del genere. Secondo me perché questa cosa si ripete periodicamente e loro, cioè loro, chi sostiene questo, terapeutisti o chiamali come vuoi, dicono che noi abbiamo fatto aumentare di molto la prevalenza per un aumento dei melanomi molto sottili o in situ, che secondo loro non andrebbero contati. È sempre questa storia che ogni tanto si ripete. E poi coinvolgono molto gli anatomopatologi in questo, certo. Diciamo nell'overdiagnosi. Sì. C'è anche da dire che c'è un problema negli Stati Uniti. Il problema negli Stati Uniti è il seguente. Il dermatologo che fa l'asportazione è anche quello che guarda il vetrino al microscopio. E allora questo loro dicono, ovviamente, se io ho levato una lesione perché pensavo fosse un melanoma, poi se vedo un neo, no? Sono più spinto a darlo perlomeno melanoma in situ, cioè questa era un pochino la problematica che veniva fuori anche un poco di lato rispetto a questo lavoro, però è anche vero che tu non ti puoi confrontare, non puoi scrivere una cosa, allora dici questa cosa la scrivo per gli Stati Uniti, perché così è chiaro che è un cazzo vostro. Ma non è che tutto quello che pubblica New England o Science... Ci sono state anche lettere precedenti in cui ci sono stati dei reply per delle cose sbagliate, insomma, credo di ricordarmi una cosa di Lorenzo sulle cheratosiattini che ho qualcosa. Sì. No, per dire che, insomma... Penso che noi continuiamo per la nostra strada, sì. Non se ne discute proprio, assolutamente. Perché meno male che li asportiamo, chissà che cosa succedeva una volta, forse venivano proprio persi, è questo il fatto. Cioè non c'erano perché non si diagnosticavano semplicemente. Ma penso che la problematica sia anche, cioè ora al di là del melanoma, la problematica riguarda anche altri tipi di patologie, no? Per il tumore della mammella, cioè il carcinoma intraduttale che magari non ti ammazzerà mai nella vita, però adesso sta aumentando tantissimo questo tipo di diagnosi e quindi insomma in qualche modo ci si interroga sul fatto, ok, però è così lento che chissà se la donna insomma sarebbe arrivata a vivere tanto da avere poi un cambiamento nella sua aspettativa di vita rispetto a quella che è la capacità del carcinoma intraduttale, quindi penso che loro facciano questo parallelismo, certo, col melanoma in situ. D'altro canto penso che anche, se non sbaglio, loro citino anche il Medicare, cioè il problema delle assicurazioni anche nell'articolo, no? Cioè nel senso che se tu hai una diagnosi di melanoma in situ poi magari avrai più difficoltà di accesso ha un'assicurazione o comunque aumenta il prezzo della tua assicurazione sanitaria. Credo che loro facessero anche un discorso del genere che è molto strettamente legato agli Stati Uniti d'America, sì, sicuramente. Ma è come dire, io per risolvere il problema del... Certo, del problema della tua assicurazione, del sistema sanitario, non è che vado... Del sistema sanitario, capito? No, è chiaro, però... Se vogliamo trovare una motivazione altra, che non sia quella medica. Posso interrompervi un attimo? Perché c'è un altro commento che mi sembra pertinente, o perlomeno oggetto di discussione. Gli autori di questo articolo dicono di chiamare il melanoma in situ con un termine differente dal melanoma. Di per sé effettivamente è la stessa situazione che si ha già tra cheratosiattini e squamo. Ed effettivamente non sappiamo il rischio di progressione di un melanoma in situ, così come per la chei. Sì, ma è ragionevole. Però il melanoma in situ progredisce, non è che non progredisce. Il melanoma non è dimostrata un'involuzione come è dimostrata per le cheratosiattiniche. Sì. Quindi lì può essere più o meno rapido, ma progredisce. Cambiando la nomenclatura,
cambia la biologia. Io sarei, io, il problema è che io sarei dell'opinione opposta, chiamiamo la cheratosi attinica carcinoma in situ, perché noi dobbiamo dare il nome giusto alle cose. Non possiamo chiamare ancora la lentigo maligna, lentigo di Hutchinson, perché questo è il problema, era il punto di alcuni anni fa, cioè noi dobbiamo andare avanti, no? Perché non chiamiamo più il melanoma in situ del volto lentigo di Hutchinson? Perché sappiamo che è un melanoma. Viceversa, prima si pensava che fosse un pre-melanoma, ok? Allora oggi sappiamo, abbiamo inventato il concetto del tumore in situ, no? Tumore in situ significa che non ti ammazza, ringraziando Dio, però se lo lasci lì, una volta su 10 o su 100 o su 1000 ti ammazzerà, ok? Quindi la cheratosi attinica una volta su 1000, il melanoma in situ una volta su 10, 20, 30, se lo lasci lì crescere e non ci fai niente. Quindi secondo me non è una questione di cambiargli il nome, è di dare il giusto nome. Melanoma in situ significa che l'assicurazione per un melanoma in situ non se ne deve fregare niente, perché sa che non accorcia la vita ai pazienti il melanoma in situ. Secondo me l'istologia, che adesso utilizza delle metodiche più sofisticate, ha un po' modificato il referto, cioè nel senso che quelli che prima una volta erano considerati nevi displasici adesso vengono dati, forse anche per difesa da parte dell'istopatologo, come però come questo, questo è un altro problema. Questo non è overdiagnosi, questa è diagnosi sbagliata, esatto. Che è diverso, capito? Non dobbiamo confondere la diagnosi sbagliata sbagliata perché non siamo in grado di farla, non perché non siamo bravi, semplicemente perché quella lesione è talmente equivoca che non siamo in grado di fare la diagnosi. Però una cosa è la diagnosi sbagliata, una cosa è la overdiagnosi di cui parlano loro, perché loro dicono questa lesione, che è un melanoma in situ, perché questo è un melanoma in situ, questo qua, non dobbiamo chiamarlo più melanoma in situ, dobbiamo chiamarlo Gigino, perché così perché tanto questo non ammazzerà il paziente. Ho capito che non l'ammazza, ma perché l'ho levato. Se non lo levo, esatto. No, c'è qualche rischio. Va bene, andiamo avanti. Posso prego, chi è? Veloce. Vai. Allora, quello che tu hai descritto. Ale, sì. Sì, ciao. Quello che tu hai descritto in Australia in realtà si è verificato a Latina, da dove io provengo, che è un'altra area di immigrazione, dove negli anni 30, con la bonifica dell'Agropontino, sono venute a lavorare la terra popolazioni provenienti dal nord Italia, sì. Quindi Chiari di Carnagione, Veneti, sì. Friuliani, e lì abbiamo un'altissima incidenza dei tumori, sì. Della pelle. Questo argomento fu affrontato, Alessandro, non mi ricordo che è il 2016, all'Aidenid tuo di Roma, in cui abbiamo parlato proprio dei numeri, e questa situazione che tu hai descritto è già, non c'è niente di nuovo mai, è già stata descritta per il tumore della prostata, dove col PSA si è notato un nettissimo aumento del tumore della prostata, per cui qualcuno ha consigliato non facciamo più il PSA agli uomini, così non diagnostichiamo più troppi tumori della prostata. È una grandissima stupidaggine, è chiaro. Magari sarebbe più interessante avere un commento anche da parte vostra sul fatto che numericamente, epidemiologicamente, questi sono i dati dell'AIRTUM, della rete italiana del registro tumori dell'AIOM, non esiste fra tutti i tumori che possono colpire il corpo umano, tra tutti gli organi del corpo umano, un tumore che, osservando dati 2019-2020, stia aumentando più del melanoma. C'è una certa stabilità sia nel sesso maschile che nel sesso femminile globalmente. Il melanoma sta aumentando del 7,8, se non ricordo male, nella donna e nell'8,4 dell'uomo. Il tumore con il tasso di incidenza più veloce di tutti quanti. Però cogliamo melanomi sottili, per cui il tasso di mortalità rimane invariato. Quindi i melanomi nodulari, quelli spessi, purtroppo su quelli non riusciamo troppo a incidere. Lo so, certo. E questo è un po' magari il problema su cui discutere, certo. Non quelle sono fesserie. È chiaro, certo. Dovremmo discutere come diminuire lo spessore medio dei tumori che diagnostichiamo. Allora, un altro argomento di cui volevo parlarvi è relativo ai vari criteri che noi, le regolette, che noi ci dobbiamo un pochino ricordare se vogliamo evitare di perdere dei melanomi. Sappiamo bene che il melanoma lo diagnostichiamo nella stragrande maggioranza dei casi. Perché?
perché morfologicamente è facile da diagnosticare, lo vediamo e lo diagnostichiamo. Però ci sono alcuni melanomi che morfologicamente non sembrano melanomi. Allora, per non perderli, dobbiamo utilizzare una serie di cose. Criteri clinici, ad esempio, l'età del paziente, la sede della lesione, il sesso, quindi non so, una lesione della gamba di una donna di 50 anni, dobbiamo, come dire, essere un poco più interventisti rispetto ad un'altra sede, ad una lesione localizzata in altre sedi. Tutte queste cose sono scritte in questo lavoro che vi invito a leggere, perché secondo me fa un pochino, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Però sulla base di questo vi volevo far vedere tre casi. Ok? Vi volevo far vedere tre casi per parlare di una di queste regolette che io da un po' applico. Ed è questa. Vedete questa lesione clinicamente e la vedete dermoscopicamente. Ok? E adesso io vorrei che voi mi diciate, Federica, vediamo se riusciamo a votare. Sì, sì. Vai. Se asportiamo la lesione o non asportiamo la lesione. Caso offensivo. Caso offensivo. Caso offensivo. Vabbè, ma infatti. Vediamo un po'. Dov'è la fregatura? Io stopperei la votazione. Vediamo un po'. Asporto la lesione 58. Che cazzo è successo? Pensavano di essere indotti in tranello. E perché? Perché si aspettano la fregatura. Sì, vi aspettate la fregatura? No, non vi voglio fregare, tesori. No. Che cos'è questo? È un angioma. È un angioma. È un angioma, ma un angioma proprio... Vulgaris. No, e adesso è finito tutto il giochetto che volevo fare. È finito tutto il giochetto che volevo fare. Perché adesso è un casino. Perché il giochetto era... vediamola, torniamo un attimo sulle mie diapositive. Ecco, il giochetto che volevo fare era, visto che non lo asportiamo, lo salutiamo e lo mandiamo a casa, però attenzione, la moglie del paziente è molto spaventata perché la lesione è nuova e cresce. E quindi mo che facciamo? Allora, dimmi te, Caterina, se la lesione è nuova e cresce, tu la sporti invece di mandarlo a casa? In questo caso no, perché la morfologia è dirimente per angioma. Perfetto. E quindi cerco di convincere la moglie. Perfetto. Ale, tu? Direi che non si intaserebbe la sala operatoria per una lesione del genere. Esatto. Elvira? No, assolutamente, se siamo convinti siamo che quello convinti. È angioma. Cioè la morfologia è più che sufficiente, anche se c'è una storia che dice qualcosa di diverso, giusto? Perfetto. I caratteri sono troppo tipici. Troppo tipici, esattamente. Perfetto, allora siamo tutti d'accordo che non cambiamo idea. Quindi la storia, nei riguardi di una lesione benigna, che morfologicamente è chiaramente benigna, non ci interessa. Siamo tutti d'accordo? No. Dimmi. E lo sapevo che era lui! E lo sapevo! Un applauso! Chi era? Non vedo. Perché no? No, dici! Perché no? No, ma io parlo di questa... No, cioè... perché non togliergliela? Io ti chiedo scusa, nel senso che io ho imparato anche a sentire i pazienti. Non gli stai sacrificando quindi la qualità della vita? Quindi tu basi quello che tu fai sulla della paura del paziente? No! No! Io dico, guardi, a me questa cosa sembra assolutamente tranquilla, ma se questa cosa che a me sembra tranquilla per lei rappresenta un problema... Ma questo è un altro discorso. Gliela tolgo. Ma certo, aspetta, però attenzione, questo è un altro ragionamento. Attenzione, esatto. Attenzione, io lì non la sto togliendo perché io ho cambiato idea, cazzo, mi ha detto che è cambiata, può essere che non è un angioma, ma ti è un melanoma. Gliela levo perché gli levo una spina di stress. Ti dico di più. Se il paziente, guarda, a me questo è successo con le mamme, le mamme, diciamo, in confronto di adolescenti, non bambini piccoli, ma adolescenti, che a volte vedevo delle cose che ritenevo potessero, diciamo, essere prive di significato e la mamma si impuntava. Bene, ti posso dire che io attualmente adotto questa strategia. Se non è una cosa, cioè togliere una cosa del genere è una stupidaggine. Dico, guardi signora,
continua a essere dal mio punto di vista, però è più semplice farlo, e più di una volta ho dato ragione alla mamma. C'era un perché farlo, niente di eccezionale. Geppi, posso dire però adesso, non, senza sconfinare in argomenti diversi, focalizzandoci sul caso del signore dell'angioma del dorso, nel momento in cui io sono chiamata a fare il mio lavoro, c'è una diagnosi e una terapia, e la mia diagnosi è di benignità e la terapia è nessuna terapia, devo convincere poi relativamente, scrivere referto e comunicare la diagnosi e il risultato, perché lavorando nel pubblico e non nel privato, nel pubblico, non sono autorizzata a occupare, come diceva Alessandro Di Stefani, un posto in sala operatoria, creando una lista d'attesa, facendo un intervento improprio e togliendo il posto a un carcinoma o melanoma per un paziente sol perché se lo vuole togliere. Posso sempre dire, guardi, è benigno, se le vuole fare un trattamento perché le dà fastidio, lo fa in libera professione altrove e fa il laser, fa l'asportazione. Sì, sì. Però ma questo è il ragionamento che faceva anche lui, cioè nel senso che una volta stabilito che noi non la leviamo perché abbiamo cambiato idea sulla diagnosi, questo è il mio concetto, poi lascia fa che tu gliela levi perché la vuole levare lei, perché gli sta antipatica, perché non dorme la notte, per tutta quella serie di motivi che ci siamo detti, però fatto sta che noi in questo momento non abbiamo cambiato idea sulla diagnosi in virtù di una storia che non coincide. Facciamo un altro esempio. Questa è un paziente diverso, una lesione al décolleté, questo è il décolleté, questa è la dermoscopia, ok? Vogliamo votare di nuovo? Se asportiamo o non asportiamo la lesione? Io farei un confocale, manca la terza via. Tu faresti un confocale, certo. Perché questa cosa potrebbe darci qualche informazione. Ma io vivo a Belluno e a Belluno non ci sono confocali. Allora, no, ma questa è una lesione che si presta per il confocale, anche se adesso ve lo dico fra un attimo, blocchiamo la votazione, anche se io devo dire, anche se il confocale mi dicesse questa, no? Insomma, mi deve convincere fortemente, perché è una lesione che è per l'85% di noi. Attenzione, come vedete, la diagnosi, non c'è mai un plebiscito. Io l'ho notato anche sulle c'è sempre... Non c'è stato sull'angioma, quindi esatto, un po'... Esatto. C'è una frangia, diciamo, allora, di... Allora, abbiamo l'opzione democristiana nel senso del quindi, non schierarsi. Esatto. Allora, quindi, siamo d'accordo che la sportiamo, però adesso arriva la storia. La paziente ci dice che la lesione è presente da anni ed è stabile. Ok? Non ci interessa. Questa è la storia. E adesso io vi vorrei far di nuovo votare sulla base di questa storia che è cambiata. Asporto la lesione, non asporto la lesione. Noi non ci fidiamo. Non ti fidi? No. Sei una malfidata. Mai fidata. Ma sei una malfidata. Qui ma come? Il paziente... per quale motivo ti dovrebbe dire una sciocchezza? Perché ha paura della cicatrice sul seno. No, ma la diagnosi differenziale non è neocongenito. La diagnosi differenziale non è un neocongenito qua. Non è un neocongenito. Però non può essere. Bene, blocchiamo la votazione. Lì, e lì è più difficile. Blocchiamo la votazione. Ha sporto la lesione 86%, cioè è cresciuto. Dell'1%. È cresciuto il dato. Quindi, questo che cosa significa? Significa che siete d'accordo con me che anche nel senso opposto, anzi, a maggior ragione nel senso opposto, se io penso che una lesione sia da asportare perché morfologicamente evocativa di melanoma, anche se la storia è di benignità, io gliela levo lo stesso. Quindi possiamo dire fino adesso che quando la morfologia è chiara, o in un senso o in un altro, la storia non serve? Lo possiamo dire? Sì. Ok. Quando la morfologia è chiara. Allora vediamo, quando la morfologia è chiara. Vediamo adesso se nei confronti, mi rimetti vediamo se nei confronti di questa lesione la storia ci orienta in maniera diversa. Questa è la clinica, questa è la dermoscopia. Allora, adesso io... Polarizzata e non polarizzata, vogliamo?
ha storto la lesione, non ha storto la lesione. Perché dico? Perché questa lesione, allora, vediamo un po' come la votano. Stoppiamo un attimo la votazione. Allora, 89% vota per asportare la lesione. L'11% che non la asporta, perché? Con quale diagnosi? Com'è? Baso? Cheratosi seborroica? Anche pensiamo al baso, lo asporti comunque, no? Oppure, sì, ok, benissimo. Allora, quindi, siamo d'accordo. Allora, questa lesione ovviamente l'abbiamo tolta, ma è una cheratosi seborroica, ok? Quindi sicuramente qui in sala ci sarà qualcuno che avrà pensato, questa è una cheratosi seborroica, ma che la devo fare, no? Ok, cioè, è bruttina come cheratosi seborroica, però, voglio dire, è una cheratosi seborroica, ok? Allora, prego. Quella di prima quale? Ah, scusami, era un melanoma. Melanoma, sì. Allora, quindi, questa è la lesione dove forse la storia potrebbe funzionare per orientarci, no? Perché siamo un po' indecisi, ho una diagnosi differenziale, cheratosi seborroica verso melanoma, allora la storia potrebbe funzionare. Però se ci ragionate un attimo, ma voi, no, cioè, ma veramente mettereste in mano al paziente la decisione di quello che dovete fare voi nei riguardi di una lesione in cui non sappiamo cosa fare, rimettiamo in mano al paziente la storia? Ma non è possibile. Sì, certo, il curettage, potevi fare un curettage, certo. Aspetta che microfoni. Però io quello che voglio dire è che... Cioè, prego. Scusami, ciao. Ciao. Con i tuoi criteri di benignità, i 7 tuoi criteri di benignità, secondo te questa lesione possiamo fare diagnosi? No, secondo me no, perché questa è una diagnosi per super esperti, cioè secondo me è una lesione molto difficile, no? Perché è irregolare e tutto. Polarizzata o non polarizzata, quello ci avrebbe potuto... Sì, quello un pochino sì, però noi qua stiamo discutendo sui fatti morfologici, eccetera, eccetera. Certo. Io voglio fare invece il punto della storia, ma la storia qua ci aiuta? No. Secondo me non ci aiuta, cioè non ci aiuta neanche nei casi equivoci, quindi non ci aiuta nei casi chiari, non ci aiuta nei casi equivoci, ma quando è che ci aiuta? Non so se rendo l'idea. Quando? 30 anni che fai, pronto? Sì, sono 30 sì. anni che vai sul dermatologo. Sì. Qualche volta mi è capitato di una lesione nuova che oggettivamente sembrava molto regolare, niente di che, però il fatto che fosse nuova mi ha insospettito, tolta melanoma iniziale. La storia aiuta, e come si aiuta? Non c'era io, nessun altro criterio. Io ascolto l'unico sempre il paziente. Non è l'unico criterio, però io ascolto sempre il paziente. Di fronte alla lesione veramente nuova, quante volte mi è capitato facendo la mappatura dermoscopica da un anno con l'altro, ti esce un nevo nuovo, 5 mm, tutto bello regolare, cazzo melanoma. Però no? Aspetta, questo allora, dire una cosa, questo prego. Però è un'altra cosa, perché questa non è la storia del paziente, questa è la storia che tu hai racconto, non parlo solo della dermatoscopia. Dico, il paziente viene, mai visto, mi dice questa lesione è nuova. Quando lui mi dice questa lesione è nuova, io rizzo le antenne subito e nel dubbio gliela tolgo. Perché Come dicevi tu giustamente, se devo pensarci più di 30 nel secondi, dubbio faccio gliela prima. Togli, ma se tu vedi una cheratosi seborroica nuova, non me ne frega niente, perché è una cheratosi seborroica. Allora, cioè, hai capito che voglio dire? A me recentemente è capitato, Geppi, dobbiamo dare il giusto valore alle parole che diciamo. Nel senso che io vi ho fatto vedere 3 esempi in cui la morfologia è chiara, ok? Se la morfologia è chiara, farsi influenzare dalla storia ci può portare fuori strada. Cioè, davanti a un angioma
io mi metto paura, o davanti a un melanoma io mi rassereno, perché anche quello può succedere, no? Perché io quello che vorrei evitare è esattamente quello, cioè io vedo una lesione che sembra un melanoma, ma siccome il paziente mi dice no, ma io ce l'ho da 30 anni ed è lì stabile da sempre, io dico ah vabbè, allora chi se ne frega, capito che voglio dire? E può succedere, sì. Può succedere, capito? Allora io dico questo, dico diamo il giusto valore alla storia, cioè non sopravvalutiamo il ruolo della storia clinica, che peraltro può essere anche dettato molte volte dalla paura di una diagnosi brutta, no? Io vidi una volta una signora con un melanoma tipo pizza che mi diceva guardi dottore che io le assicuro ce l'ho da sempre, da bambina, e non è mai cambiato. Di fronte a questa storia lui dice ma allora sto sbagliando io, può essere che non è un melanoma. No, ma ragazzi, di che parliamo? Capito? Quindi questo volevo, poi lascia fa, ci sta il caso come dici te che ti, però ci sta sempre un po' di puzza, tu hai visto una lesione che ti puzzava, poi il paziente ti ha detto è nuova l'elevata melanoma, ma se tu vedi un neo banalissimo, ma tu non lo stai manco a sentire il paziente che ti dice è nuovo, ma è una stupidaggine, è lentico, che sarà mai? Capito? Prego. Microfono, microfono, microfono. Lo so che vi sto dicendo una cosa che, no, che vi fa un po' incazzare, però ragioniamoci, cioè non è una cosa che, per carità, io non vi voglio convincere, posso? Però ragioniamoci, prego. Secondo me ci dovremmo fare influenzare meno dalla storia e una vecchia lesione ce l'ho sempre avuta rispetto a quella che è insorta da poco. Io ho avuto un signore di 97 anni che è venuto per un basalioma, controllandolo un melanoma bruttissimo sul dorso, la moglie badante non voleva farglielo togliere perché il signore assolutamente arzillo, 97 anni, era un melanoma di 2,5 cm, bruttissimo. La signora diceva, io mio marito l'ho sposato con questa lesione, non gliela tolgo. E lo voglio con questa lesione. L'ha tolto ovviamente dopo non so quanta mia insistenza, anche se devo dire avevo pure un pochino di timore, dico a 97 anni appena si tocca chissà che succede. Comunque l'ha tolto, ma la signora non voleva farglielo togliere. Ce l'ho, il marito così, l'ho conosciuto così. Certo. Forse per la lesione che insorge da poco dobbiamo stare più attenti rispetto a quella che c'è sempre sì, però stata. Però anche una cheratosi seborroica che insorge da poco. Oppure vogliamo parlare dei bambini, delle persone giovani. Se io dovessi togliere tutti i bambini o i giovani che arrivano da noi con i nei nuovi, i nei è normale che vengano fuori, cioè il neo nasce fino a una certa età almeno. Maria Concetta. Volevo anche dire che secondo me dipende innanzitutto anche dalla nostra confidenza, diciamo, nella dermatoscopia, dalla nostra esperienza, prima di tutto, alcune volte anche dal lato caratteriale e poi un po' dalle esperienze che abbiamo avuto. Perché qualche volta, casomai, un'esperienza recente, negativa, influenza poi quelle che sono le nostre scelte, almeno nell'immediato sì. Successivo. Sono d'accordo. Prego. Volevo fare... Si sente? Sì. Sì, volevo fare un'osservazione a proposito della storia. Secondo me, se ragioniamo a compartimenti stagni, cioè la dermoscopia è diversa dalla clinica, che poi non lo è, la dermoscopia è la clinica con semiotica diversa, perché guardiamo ad alto ingrandimento. Allora, la storia, a me viene in mente una lesione spizzoide, no? Cresce, magari non è pigmentata, è angiomatoide, tutte le cose che sappiamo, e crescono tutte e due. Quando la togliamo? Nell'adulto. Nel bambino magari siamo più tolleranti. Quindi, comunque, credo che dobbiamo mettere tutti insieme. La clinica che ci dà la dermoscopia, che risponde a leggi... a una semiotica diversa. La clinica a cui siamo abituati quelli più vecchi come me, no? Quella che facevamo ad occhio nudo. Infatti io non uso più questa parola di clinica. Io dico, questa è l'immagine ad occhio nudo e questa con la dermoscopia, perché sono la stessa cosa. E poi bisogna tener conto anche di altre informazioni, cioè la crescita, certo, quel melanoma era stato sempre così, però noi sappiamo che un melanoma lo togliamo, ma anche una cosa che cresce nella stessa maniera, a volte l'approcciamo in maniera diversa in base ad un'altra informazione. Ho fatto l'esempio dello spitz, ma ce ne sono altri.
Certo. No, no, è giusto. Allora diciamo così, vogliamo metterci d'accordo così. Usiamo la storia, ma non sopravvalutiamo il valore della storia, cioè usiamolo in maniera intelligente. Ecco, questo forse potrebbe essere il messaggio finale. Va bene, allora, velocemente su questo argomento qui. È un paziente con una lesione pigmentata della glabella. Questo è quello che si vede in dermoscopia. E giovane anche. Eh? Giovane, relativamente giovane. Relativamente giovane. La vedete la cicatrice? Sì. Si vede bene, no? La cicatrice? Sì, ok. Sì. Allora, la storia, che qui è rilevante, ci dice che questo paziente aveva già sportato una lesione qui e l'esame istologico precedente riportava nevo giunzionale lentiginoso. Ok? Top. A questo punto, ovviamente, abbiamo fatto l'asportazione. Caso top, scriviamo anche top. Noi scriviamo eh? Così. Anche caso noi. Top, lo scrivete anche voi, caso anche top. Anche noi. abbiamo fatto l'asportazione e la diagnosi del nostro patologo è stato melanoma in situ, come era del resto quello che ci aspettavamo. Allora, la domanda a questo punto per voi è: che cos'è quindi? Era un nevo giunzionale all'epoca quando asportò la prima volta la lesione che si è trasformato in un melanoma oppure era un melanoma dall'inizio? Io qui voglio il quorum. Voglio il quorum, voglio che tutti rispondano 100% la stessa cosa. Non lo avrai mai, è inutile, professoressa. No, inutile. No, perché questo è un argomento. Ecco, anche sì che vale. Sì. Neanche il soviet. Vai, stoppiamo. Era un melanoma dall'inizio 92%. Beh, 92% sì. È quasi il 100%. È quasi 100%. Dai. È una, ma siamo tutti d'accordo, era un melanoma dall'inizio. Allora, fortunatamente su questo punto non c'è da discutere. Sappiamo che una delle diagnosi per noi più difficili, ne parleremo dopo con Emilio e poi anche domani mattina più specificamente per i fattori diagnostici, la lentigo maligna è una delle diagnosi più difficili per noi, ma anche per il patologo. Ecco, ok? Può essere difficile. Non ce la prendiamo sempre col patologo. Ma infatti è assolutamente legittimo che il patologo a volte non riesca, non possa fare la diagnosi, però noi sappiamo cosa fare, questo è il concetto. Quindi cos'è che impariamo da questo dato? Da questo dato impariamo il fatto che quando il patologo su una lesione piatta in un soggetto adulto ci dà nevo giunzionale, noi quantomeno dobbiamo asportare tutta la lesione o dobbiamo chiamarlo per dirgli che guarda, questa è una lesione piatta, eccetera, eccetera. Quindi questo è un pochino, secondo me, quello che abbiamo imparato recentemente. Ultima cosa, io non lo so voi, ma io ormai il dermatoscopio ce l'ho sempre qui, no? Ce l'ho qua, no? Nella tasca. E quindi quando entra il paziente io già l'ho già cacciato. Ma se non fosse altro, anche per vedere meglio, no? La luce, eccetera. Ok. Del resto, questo è l'ultimo consenso fatto da Enzo ed Emilio sui criteri da utilizzare per la diagnosi delle lesioni infiammatorie, no? Quindi di tutto il mondo dell'infiammatorio e dell'infettivo. Vi spingo a leggerlo questo lavoro, perché è un lavoro in cui si fa un pochino una, diciamo, si fornisce un metodo, ok? Che si basa su quanti criteri? 5 parametri, che sono le squame, i vasi, eccetera, eccetera, e poi per arrivare alla diagnosi. Io vi faccio vedere un caso della routine. Questa è la signora. Per la pelliccia della signora. Hai visto la signora? È in tono come, con i capelli, è incredibile. Come è impellicciata? Sì, sì. Allora, la signora ha questa dermatosi al cuoio capelluto. Vi faccio vedere un altro lato della questione e vi faccio vedere una dermoscopia. Eccola. A questo punto la mia domanda è: faccio una biopsia o faccio un altro esame? Che dite? Facciamo una biopsia o facciamo prima un altro esame? Sì.
No, devi, assolutamente. No, no, e tanto abbiamo un sacco di tempo. Una domanda. Ok, mai. Stoppiamoci. La tricoscopia del cuoio capelluto o della pelliccia? Questa? La domanda è faccio legge, un altro esame, 73%, quale? Esame microscopico. Micologico. Bravi ragazzi, porca puttana. Hai capito? Guarda, c'è il capello spezzato qua, bravo. Vedi? Dove sta? Mettimi l'immagine, no? Qui vedi, si vedono questi capelli spezzatini e quindi ci è venuto, proprio in virtù di questi capelli spezzatini, ci è venuta l'idea di fare un esame microscopico che ha messo in evidenza una tinea capitis che la signora aveva da, credo, anni. Insieme alla pelliccia. Insieme alla pelliccia. Gliela si era mischiata dalla pelliccia, una pelliccia di coniglio. La pen, esatto, per dirla alla francese. Va bene, ragazzi, quindi molto importante usare il nostro dermatoscopio in qualsiasi occasione. E quindi chiudiamo con questa bella frase di Mandela: un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Che bella. Grazie a tutti. Sì, sì. Sentiamo qualche altro commento WhatsApp. Ci sono un paio di cose. Una domanda è: fino a che età possono insorgere nuovi nei? Bella domanda. Io credo che, 50 anni veramente è il limite dopo il quale il numero di nei si abbassa. Questo l'abbiamo stabilito, è stabilito. Quindi io ho 55 anni, non è previsto che io faccia altri nei, perché sono nella fase in cui i nei cominciano a scomparire. Per cui secondo me 50 dovrebbe essere il limite. Il collega dice: ho un giovane paziente con sindrome di Turner a cui ho asportato due melanomi. In letteratura risulta una maggiore predisposizione al melanoma in questi soggetti? Turner. Allora, io mi ricordavo che c'era una maggiore predisposizione ai nevi, e siccome è qualcosa che abbiamo osservato anche noi, ma di melanomi non so, bisognerebbe fare un po' una ricerca su PubMed. Però una cosa interessante. Poi un commento. Niente, basta, ho finito, perché era una cosa sull'importanza delle storie cliniche, c'era qualche esempio. Cioè, la storia del paziente con un neo nuovo dopo 50 anni conta. Infatti, se è una lesione nuova. È proprio l'esempio che ha fatto un collega, ha detto una persona con una lesione bluastra a 60 anni di recente insorgenza la togli, punto. Sì, quindi la storia conta. No. Una lesione bluastra anche a 20, voglio dire, può essere interessante. No, però la storia è... Sì. Sì, ma come quindi che puoi fare esempi in un senso e nell'altro. Io e Emilio diciamo sempre che un neo blu che somiglia a un neo blu è un neo blu. Cosa? Com'è? Aspetta, no. La lesione una lesione blu. Una lesione che ha la faccia del neo blu è un neo blu. Esatto. Sì, sì. Poi un'altra cosa che diceva, nella maggior parte dei lavori sulla total body examination i partecipanti esaminavano con il dermatoscopio solo lesioni maggiori di 2 mm. Questo cutoff ha un razionale scientifico o è arbitrario? Cioè scelto a priori nel disegno degli studi? È assolutamente arbitrario. Infatti io ho risposto è arbitrario, però alcuni autori lo fanno per... vedono tutto ciò che è sopra 2 mm perché sennò rischi di perderti lesioni sospette o atipiche in pazienti che hanno quasi esclusivamente nevi piccoli e quindi di solito si fa, noi lo facciamo. Basta, ho finito. Bene. Altre ipotesi, suggerimenti, parole, opere, omissioni? Niente? Hai visto, abbiamo già fatto tutta una bella discussione in corso d'opera. Fabrizio, se non ci fossi tu che animi la discussione. Aspetta, microfono. Ma
esulo un po' da quello di, sì, su cui hai parlato, ma perché nel Parkinson c'è una maggiore incidenza di melanoma? No, non qual è la? Non si sa. Non si sa, non si sa veramente. No. Sì, io ho letto da 4 volte di più rispetto alla popolazione. No, in realtà i dati non sono univoci, non sono conclusivi. Allora, un'associazione ci potrebbe essere, ma non è chiaro quale sia. Non sono ancora però conclusivi. Io devo dire, non ricordo se c'è un'associazione particolarmente. Voi? Particolare, cioè nel senso che non è una cosa che trovi lavori in un senso e nell'altro. Sì.